Francesco Monte ed Eva Enger fanno pace da Maurizio Costanzo. Ecco cosa è successo nella scorsa puntata del programma condotto da Maurizio Costanzo. Giovedì 22 marzo è andata in onda una nuova puntata della nota trasmissione televisiva, intitolata Cancelletto Maurizio Costanzo Show, che ha visto la partecipazione di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. In particolare, bisogna sottolineare che sono stati ospiti Francesco Monte ed Edo Cancelletto Eva Enger, grazie alla presenza dei due comici Pio e Amedeo, i due ex naufraghi sono riusciti a chiarirsi, come ha dimostrato la foto fatta negli studi del programma condotto da Maurizio Costanzo. La lite è nata a causa delle dichiarazioni di Eva Enger, che hanno creato numerose polemiche intorno alla trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi, L. Cancelletto Isola dei Famosi. Quali sono le novità e curiosità principali riguardanti i naufraghi della trasmissione condotta dalla presentatrice Alessia Marcuzzi, in onda ogni martedì su Canale 5? Il pubblico è contento della pace tra Eva Enger e Francesco Monte? La fine della storia amorosa con la showgirl Cecilia Rodriguez? Francesco Monte è stato al centro del gossip per la fine della sua relazione amorosa con Cecilia Rodriguez, quest'ultima ha tradito l'ex fidanzato con Ignazio Moser durante la partecipazione al Grande Fratello VIP, presentato da Ilaria Blasi. Inoltre, nel programma di Maurizio Costanzo è stato presente l'attore pugliese Lino Banfi, che ha fatto divertire il pubblico grazie alla sua comicità, attraverso la quale ha raccontato tematiche importanti come la prevenzione. Inoltre, Lino Banfi ha espresso la propria stima nei confronti di Pio e Amedeo, in quanto provenienti dalla sua stessa terra, la Puglia. Il coraggio di una grande donna, un esempio e un tema importante. Tra gli ospiti di Costanzo si annovera anche la partecipazione della giornalista Nadia Toffa, che rappresenta un esempio per tutte le donne, ha spiegato la sua malattia durante una puntata delle Iene. Durante l'appuntamento di giovedì 22 marzo con il Maurizio Costanzo Show, si è trattata una tematica toccante ed importante come il bullismo, una giovane adolescente ha raccontato la sua storia, espressa nel suo libro dal titolo Una di voi. La stessa figlia di Eva Enger ha spiegato di essere stata vittima di bullismo, in quanto è stata denigrata dai compagni di scuola per il lavoro della madre, ha fatto notare che bisogna essere forti e non pensare di cercare la colpevolezza in se stessi, a causa di persone cattive. Ha preso parte al programma anche l'attore toscano Paolo Ruffini, protagonista a teatro con uno spettacolo imperdibile ed è impegnato con il suo tour in tutta Italia.